terminata la partita dei playoff juniores Lombardia tra Domus Brezzo e San Carlo Milano, che ha visto il passaggio in finale della Domus con il mister Antonio della Domus Brezzo. Mentre vediamo le azioni della partita, aiuti diamo un commento su questa gara. Sì, intanto Ivan, prima di fare un commento io ti volevo ringraziare per la tua presenza, che tutte le volte vieni e ci fa molto piacere. Sono contento che tramite il tuo sito dai molta visibilità a questo sport che ne ha veramente poca, e quindi ti ringrazio. Passando alla partita, è stata una partita molto molto sofferta, come sapevamo. Il San Carlo è un avversario veramente forte. Colgo anche l'occasione di fare i complimenti anche a loro e anche a Mister Bianco, perché sono veramente ragazzi preparati. Purtroppo era difficile dire chi meritava di passare il turno, erano entrambe squadre molto competitive che meritavano entrambi la finale. Ci è andata bene, sono molto soddisfatto per quanto riguarda il risultato sportivo, perché è il secondo anno di fila che riusciamo a centrare la finale del campionato regionale. L'anno scorso purtroppo è andata male, lo sapete, spero che quest'anno riusciremo a fare qualcosina di più. Grazie Antonio per la video intervista e ci vediamo alla finale. Ok Ivan, grazie a te e forza Domus. Ed ora siamo con Filippo del San Carlo Milano. Mentre vediamo il suo gol, chiediamogli un commento su questa partita, che ha visto un 4 pari che non permette alla sua squadra di andare alla finale. Oggi ci giocavamo alla finale, purtroppo siamo andati sul 3-1, ma gli avversari ci hanno recuperato, siamo stati molto sfortunati. Abbiamo sbagliato anche il tiro libero che ci avrebbe permesso di andare ai supplementari all'ultimo minuto, quindi penso che questa finale ce la meritavamo noi, però siamo stati molto sfortunati. Grazie Filippo per l'intervista e ci vediamo sui campi, in bocca al lupo al San Carlo. Grazie Ivan e forza San Carlo, la finale ce la prendiamo sicuramente il prossimo anno.